Buongiorno, proviamo altra situazione, altro telefono. No, vabbè, ma mi sto divertendo un sacco. Mi preparo con voi questa mattina, una cosa veloce, veloce. L'influenza sta andando via, speriamo. Vado subito. Così oggi vediamo, avendo un giorno un po' più libero e sono a casa. E se le registrazioni non fanno degli scherzi, facciamo un po' di tutorial misti. Vado con la mia BB cream della Garnier. Questo è un colore light. Tutto questo ogni volta dimentico che ho il mio caro specchietto, che voi vedete un po' qua. Ora sì, che mi vedo meglio. C'è una giornata oggi da lupi. Intanto, qui almeno da noi in Sicilia, marzo è sempre il tempo un po' più pazzo, come dice il nome, ma da noi fa freddo a marzo. Almeno la prima settimana di marzo, sì. Ok. Correttore Kiko, lo 03, la collezione Ritual. Vediamo, quello vegano. Anche questo avevo provato a stenderlo con un pennello, ma non mi piace col pennello. Oggi stranamente ho delle occhiaie un po' più pronunciate. Ci sta. Questa bella botta di influenza ci sta proprio. Ne vado a mettere un po' di questo della Wycon, che è molto più chiaro, proprio leggermente come primer, anche se oggi vorrei soltanto mettere una matita nera. Allora, tra liquido, diciamo questo al rossetto, forse il mio preferito è sempre al rossetto perché tira di più, è più secco. Mi sembra che vada meglio. Matita nera, Kiko 04, mi preparo anche qualcosa per sfumare. Sperimento con voi. Un tratto iniziale leggero, anche a caso, con un pennellino angolare sfumo. Poi ci ritorneremo, per ora l'abbiamo sfumata. Facciamo lo stesso dall'altra parte.
sentire delle campane della mia amata chiesa. Ok, pennellino ungolare. Sale troppo. Se volete, potete farlo andare anche un po' verso la riga interna dell'occhio. Vedete? Così da definire una leggera sfumatura. Ritorniamoci su. Intensificarlo. Ok. Se vogliamo possiamo continuare a suonarla un po'. La parte finale. Proviamo a intensificare. E ora andiamo giù. Prima in mezzo alle ciglia. Sfumiamo sempre. Ok, dall'altra parte. In mezzo alle ciglia. All'interno. E sfumiamo. Ricordiamo di unire gli angoli. Automaticamente si è fatto una sorta di punta, qui un po' più accentuata, ma adesso la sfumiamo. Anche da qui. Ok.
Intensifichiamo un attimino. Ok. Se vogliamo lasciamo tutto così molto, molto naturale, altrimenti potremmo. E io ci vado con questa, sfumare leggermente con questa terra che a me non è piaciuta tantissimo per il viso, anche se magari d'estate sarà migliore. Prendo leggermente la parte un po' più scura. Vado un pochino. Creare un po' di ombra, ma proprio una cosa minima, che porto quasi tutta sulla palpebra. Non è semplicemente una sfumatura, cioè veramente per dare un po' di colore. Mascara Kiko, ho dimenticato naturalmente a settare con un po' di cipria. Ma lo sapete, io passo da una cosa all'altra. L'importante è il risultato. Ma in tutto io sono così. Faccio 10 cose tutte insieme, senza dare la priorità e l'ordine. Ma io dico sempre l'importante è farle. E comunque arrivare all'intento, non so, sbaglio, sbaglio io, non lo so. Settiamo con la cipriastra. La 01, quella bianca. Vado di questa terra, ci riprovo. No. Forse un pennello più grande è meglio. Non è andata malissimo. Ops. Vado col mio bronze blush. Per me è bronze blush.
Anche questo è andato. Settiamo le sopracciglia. Pettinate. Di essence. Dieci minuti per una matita, ma no, va bene così. L'abbiamo fatta un po' più calma. Quindi questo oggi così semplice, come piace a me. Buona giornata, alla prossima.